E quindi ringrazio anche le autorità presenti, oltre alla nostra illustre ospite Piera Aiello, l'onorevole Piera Aiello, che ci racconterà la sua storia straordinaria. Oggi abbiamo qui tra noi il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, l'avvocato Dino Latini, la vice sindaca del comune di Osimo Paola Andreoni e tutte le altre autorità presenti che non ho visto. Le ringrazio, le saluto comunque. Non voglio rubare altro tempo perché, come ripeto, quest'oggi sarà il secondo appuntamento con un personaggio veramente straordinario che ci racconterà la sua storia, che sicuramente toccherà tutti noi e ci lascerà un ricordo indelebile. Quindi ringrazio ancora tutti, non rubo altro tempo e lascio la parola alla nostra professoressa Nasuti. Grazie. Grazie. Grazie al dirigente. Come infatti accennava, il patrocinio è appunto del Comune di Osimo, del Consiglio regionale delle Marche. La presente edizione ha visto la collaborazione degli istituti che prima ho citato, ma anche della Camera Minorile Dorica, dell'Associazione Libera e dell'Associazione Culturale Specchi Sonori. Per introdurre il tema della mafia, vedremo il video realizzato da Ginevra Chiaramello, Giorgia Maceratesi e Silvia Marra della classe terza B dell'Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare. Grazie per questo importante apporto che vuole sensibilizzare tutti i compagni al rispetto delle regole. Ed ora è con immenso piacere e anche emozione che invito sul palco Piera Aiello. Benvenuta ad Osimo, piacere di conoscerla. Piera rivolgerà un breve saluto alla platea. Subito dopo verrà raggiunta dagli studenti Giuliana, Antonio e Amin, che insieme alle docenti dialogheranno con l'ospite, intervallati dai brani musicali composti ed eseguiti dal nostro collega maestro Federico Paolinelli, docente presso il nostro istituto. Buon proseguimento, vi lascio questo microfono che è già acceso. Grazie di avermi invitata, grazie a tutti. Ringrazio più che altro i ragazzi qui presenti perché mi danno la possibilità oggi di stare insieme a loro. Molto spesso si pensa che io vengo a insegnarvi qualcosa, vengo a darvi qualcosa, ma in realtà io oggi qui vengo a prendere l'energia che da tanti anni mi date. Tutte le scuole per poter parlare di Rita Atria, che era una piccola grande donna di 17 anni che per amore di verità e giustizia ha perso la vita. Perciò vi ringrazio di avermi voluta qua e andiamo avanti. Guarda, questo lo tieni tu. Eccoci qua.
prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo di sbagliato di comportarci. Bisogna rendere coscienti i ragazzi che vivono nella mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di quella persona o perché hai pagato per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non ci sarà mai, ma se ognuno di noi prova a cambiare, ce la faremo. Le parole che abbiamo ascoltato vengono da Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia italiana, morta all'età di 17 anni. Nel diario è contenuta la sua storia, ma anche quella di sua cognata. Entrambe innocenti, hanno sperimentato da vicino cosa vuol dire vivere secondo le regole della società mafiosa ed entrambe si sono ribellate a queste regole. In questo diario, però, è custodita anche la storia di Paolo Borsellino, il magistrato che ha accompagnato queste due donne nel percorso di testimonianza, l'uomo che ha determinato la loro rinascita nella giustizia e anche per questo era da loro considerato come un padre. Siamo a Partanna, paese dell'entroterra siciliano, al centro della Valle del Belice, una terra di pastori racchiusa fra le province di Palermo, Trapani e Agrigento, dove la tradizione agricola è molto forte. Si lavora nei campi, si producono olio, vino, unici al mondo. Ma ci sono altre tradizioni antiche che faticano a scomparire. Questo è il feudo di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra, nella lista dei latitanti più ricercati nel mondo. In questa terra è cresciuta una donna che è stata prima moglie di un boss mafioso, poi vedova di mafia, poi testimone di giustizia e deputata della Repubblica. Lei è Piera Aiello, donna di straordinario coraggio che ha denunciato gli assassini di suo marito. Thank you.
Lei è nata a Partanna, paese della Valle del Benice, ed è cresciuta negli anni della ricostruzione post-terremoto del 1968, che sappiamo essere stato un grosso affare per Cosa Nostra. Lei sapeva da ragazzina di vivere in un territorio assediato dalle mafie? Così, proprio velocissimo. Vai, come... Sì. Allora, no, io non sapevo di vivere in quel paese dove c'erano i mafiosi. Tra l'altro, quando c'è stato il terremoto, io avevo 6 mesi e mio papà, quando ha visto quella devastazione, ci portò con tutta la famiglia in America. Io sono tornata dall'America, che avevo poi 6 anni, ma vivevamo una vita, diciamo, mio padre ci faceva vivere, a me e a mia sorella, perché io ho anche una sorella, abbastanza ovattata, una vita sicuramente, stiamo parlando di tantissimi anni fa, non è come adesso che tu esci con gli amici, ti mangi la pizza, il gelato. In Sicilia 40 anni fa, 45 anni fa, mio padre non mi permetteva assolutamente di uscire da sola o di stare con gli amici e mangiare una pizza, un gelato o avere un fidanzatino come magari si fa adesso. Lì si viveva un'area molto diversa, un'area che non di sottomissione, ma forse perché mio papà conosceva l'ambiente e cercava di tutelarci. Noi non eravamo liberi come adesso, come lo siete voi, per fortuna. Voi siete così, noi no. Da chi era formata la famiglia Atria? Quali attività economiche svolgeva Vito Atria? Allora, la famiglia Atria era composta da Don Vito Atria, dalla moglie Giovanna Cannova, e poi hanno avuto 3 figli. Uno, il maggiore, era Nicola, il ragazzo che ho sposato io. Subito dopo c'era Anna Maria, la sorella maggiore, e dopo c'era Rita. E loro praticamente avevano tanti terreni e tanto bestiame. Calcoliamo che avevano dalle 500-600 pecore, poi avevano vitelli all'ingrasso, tipo una fattoria enorme dove si produceva formaggi, dove si produceva ricotta, dove si vendevano agnelli, insomma. In più c'erano tutti i terreni dove c'erano uliveti e vigneti. Insomma, diciamo che non se la passavano proprio malaccio. Mio suocero, diversamente da quello che è adesso la mafia, che è business con la droga e quant'altro, la mafia di una volta, che non è che la mafia, dicono, quella di una volta era quella buona, sempre mafia era, diciamo che però aveva altri tipi di introiti, ma molto spesso manco introiti avevano, lo facevano soltanto per il potere, potere sui territori, potere sulle persone. Per esempio, mio suocero è chiamato il paciere, perché? Perché se c'era una lite in famiglia, andavano da lui, chiedevano che lui mettesse la sua parola per far la paciata, oppure se c'era la classica fuitina, non so se voi sapete cos'è la fuitina, quando se ne scappavano 2 fidanzati, magari qualcuno della famiglia non voleva che si fidanzava con un altro, perché loro volevano sposarsi, volevano la loro vita, se ne scappavano, e questa era la classica fuitina. E questo allora comportava molto spesso, sai, alcuni genitori sono andati in comune a rinnegare i loro figli, a togliergli il cognome, perché avevano fatto questa fuitina. Non è come adesso che tu vai a convivere, cioè la convivenza di adesso, allora era una fuitina. Non era accettata dalla famiglia, perché doveva andare via da casa tua, sposata, con tutti i crismi. E lui faceva il paciere, oppure molto spesso gli rubava il bestiame a qualcuno e poi glielo faceva ritrovare per farsi dare soldi. Cioè, non erano grandi business come quelli che ci possono essere adesso, come l'andrangheta, che investe enormi capitali in sostanze stupefacenti, ma anche su tanta altra roba. Diciamo che era una mafia pastorizia, ecco, chiamiamola così, mafia pastorizia. A 13 anni lei fa un incontro che le cambia la vita.
quello con Nicolò Atria, chiamato Nicola. Sì. E come vi siete conosciuti? Cosa ricorda del vostro matrimonio? Allora, noi ci siamo conosciuti tramite amici, amici comuni, ma io non ero interessata a nessun tipo di fidanzamento. Pensate che io la mia prima gonna l'ho indossata che avevo 17 anni, ero maschiaccio, mi piaceva fare lo sport. Diciamo, quello che molti ragazzi di quei tempi non facevano, io lo facevo, ma soltanto perché ero molto monella, molto vivace, e mia madre mi portava in palestra, quello che molte mamme allora non facevano, quasi nessuno andava in palestra. C'era un cugino di mia madre che aveva una palestra, mia madre, per togliermi davanti, perché ero molto vivace, mi portava in palestra, e lì io ero molto brava, e però indossavo sempre la mia scarpa da ginnastica, la mia tuta, quello che allora molti ragazzi non facevano, ed è tutto, pensavo, perché fidanzarmi. Niente, poi inizialmente, sai, può succedere anche a voi, i primi amori, le prime cottarelle, perché chiamarlo amore è una parola un po' troppo grossa, diciamo che era una cotta. E quando inizio a frequentarlo capisco che c'era qualcosa che non andava in quella famiglia, perché da subito mi sono fidanzata in casa. Come vi ho detto poco fa, prima non avevamo molte libertà. Allora, di punto in bianco, all'età di 15 anni, mi sono trovata fidanzata in casa. E sapete, ora vi faccio fare una risata. Prima il fidanzamento in casa, sapete come si faceva? Arrivava il suocero e la suocera con un mazzo di fiori enorme, che lo tenevano due persone, con l'anello, la collanina che ti regalavano. Quello era tipo un fidanzamento benedetto dalle famiglie, con tutto stambaradan. E io a 15 anni mi sono subito trovata fidanzata in casa, perché mio padre non mi permetteva di uscire e niente. E lì, frequentando quella famiglia, capisco che non era come la mia famiglia. A parte il fatto che io e mio papà gli davo del tu, invece il mio ragazzo a suo padre gli dava del vossia. Del vossia è come dare del voi. Ed è una forma di, fra virgolette, rispetto che usano le famiglie mafiose, anche fra padre e figlio. Io non gli ho mai dato del vossia a mio suocero, gli davo del tu, perché davo del tu ai miei genitori che mi avevano creato, gliel'avevo detto pure in faccia, non capisco perché io ti devo dare del vossia quando che ai miei genitori do del tu. Anche lì la mia forma di ribellione. Fin dall'inizio, ma ero, non mi diceva niente mio suocero, anzi era lui quello che poi ho scoperto mi aveva scelto come sua ipotetica nuora, mandandomi il figlio in questa specie di corteggiamento. E quando mi accorgo che quella famiglia è ben diversa dalla mia, casa mia noi amiamo discutere, litigare, parlare di un argomento e trovare una soluzione insieme. Invece lì quello che diceva quell'uomo era legge. Quello era, quello si doveva fare. Io, figurati, non ascoltavo mai quello che diceva, facevo sempre di testa mia, perché comunque mio padre mi aveva sempre lasciato spazio. Anche io, poco fa l'ho detto, ero una ragazza molto ribelle fin dall'inizio, da ragazzina, non mi facevo comandare dai miei genitori, figurati dai miei suoceri. Però quando ho visto che erano diversi, vedevo determinati personaggi andare in quella famiglia, vedevo determinati atteggiamenti, all'orecchio mi arriva che il mio suocero è un boss mafioso, e a quel punto mi incomincio a farmi delle domande. E sapete cosa ho fatto? Sono andata direttamente da lui, perché chi me le doveva dare queste risposte? Sono andata da lui e gli ho detto: scusa, ma perché dicono che tu sei un boss mafioso? E lui fa: ma quale boss mafioso? Io sono un paciere, e subito ti mettono delle nomee. Ma io, figurati, metto la pace, se rubano sta cosa lo faccio trovare. Cioè, non ci ho creduto manco per un momento. Quando io feci quella domanda a mio suocero, c'era mia suocera che
con gli occhi spalancati, dice: ma come si permette a fare questa domanda a mio marito, a Don Vito Atria? Perché allora contava quel personaggio in quel paese, ma per me era una persona come tutte le altre. E quando ho capito così, ho detto: vabbè, questa famiglia non fa per me. Ho cercato di allontanarli. E mando via il mio ragazzo, gli dico: senti, amici più di prima, tu dalla tua strada, io per la mia, non voglio più avere a che fare con questa famiglia. Dopo neanche un paio d'ore arriva Don Vito Atria a casa mia chiedendo di parlarmi in privato. Mia madre acconsente e lui mi dice: senta, a me non interessa perché tu hai litigato con mio figlio, perché lui fondamentalmente non gliene fregava niente. Dice: però, dice, tu, dice, lo puoi far soffrire un mese, due mesi, un anno, quanto vuoi tu, però prima o poi dovrai essere mia nuora, perché in qualsiasi posto andrai del mondo tu dovrai essere mia nuora, perché sai, mi dice, tutti abbiamo una famiglia a cui vogliamo bene. In quei tempi, nella Valle del Belice, c'era la mattanza. La mattina uscivi e probabilmente non ritornavi a casa perché ti ammazzavano, perché sparavano in mezzo alla strada. Quantomeno ritornavi gambizzato. E sapevo che si uccideva per ben poco, pure per uno sguardo mal riposto a una persona. Ti ammazzavano. Figurati io ribellarmi a Don Vito Atria. E lui mi dice: ti puoi prendere tutto il tempo che vuoi, ma devi essere mia nuora. E con quella minaccia che mi fece capivo che avrebbe fatto il male alla mia famiglia. All'età di 17 anni avevo, mi sono trovata nella posizione di dover decidere se dire tutto a mio padre e di conseguenza farli ammazzare, oppure tacere e cercare di allontanare quantomeno il mio ragazzo dalla sua famiglia. Mi sarei sposata andando via magari dal paese. E ho pensato di fare questa, di scegliere questa seconda opzione. Dopo un po' di tempo ci siamo rimessi insieme, ma manco farla apposta, dopo 8 giorni sposata, ammazzano Don Vito Atria. Io stavo ancora in viaggio di nozze. Ci chiamano, arriviamo direttamente in obitorio e troviamo il cadavere di mio suocero, dove c'è Rita, dove c'è mia cognata, tutte, c'è mio marito, e mio marito in quel momento giura vendetta davanti al corpo del padre, perché lì funziona così, nelle famiglie mafiose funziona così, al momento che ti ammazzano un caro, tu giuri vendetta per vendicarti di quella persona, sangue chiama sangue, sarà sempre una catena così. Allora, da lì inizia il mio vero calvario, perché fino a quando Don Vito Atria era vivo, io non ho avuto mai un rimprovero dal mio ragazzo, o neanche che mi toccasse con un dito malamente. Invece dalla morte del padre, lui sottolinea che io sono la scelta di suo padre, e inizia a maltrattarmi. Inizia a spacciare droga, a trafficare in armi, per infilarsi in quegli ambienti per sapere chi avesse ucciso il padre. Mio marito non era un boss mafioso, era un semplice delinquente, dei peggiori delinquenti. Il padre era un mafioso, perché lui non era mai entrato in nessuna famiglia, non aveva mai avuto la classica punciuta che si ha quando entri in una famiglia mafiosa. Lui, quando scopre chi aveva ucciso il padre, a sua volta tenta di ammazzare quella persona, ma viene ammazzato. E viene ammazzato davanti ai miei occhi. Per la prima volta nella storia della mafia siciliana uccidono una persona davanti agli occhi della moglie. Quando sono venuti quella sera in quella pizzeria che noi gestivamo a sparargli con canne mozze e pallettoni, la classica lupara, io li riconosco, perché uno era il killer che mio marito aveva cercato di ammazzare, l'altro era un suo amico d'infanzia. E quando tu conosci una persona, anche se viene incappucciata e con passamontagna, cioè, conosci le fattezze di quella persona.
fra l'altro un punto indietro. Negli anni di fidanzamento e poi sposata, che sono stati quasi 10 anni, io vedevo quello che succedeva nei territori, ascoltavo quello che mio marito faceva, prima il mio ragazzo e poi diventò mio marito. Sapevo chi frequentava, vedevo dove tenevano la droga, dove tenevano le armi, quando ammazzavano qualcuno, origliavo e sapevo chi era stato, chi non era stato. Pensate, una ragazza dall'età di 15 anni fino ai 18 e poi a 21, sapere tutte queste cose e non poterle confidare a nessuno. Pensate, potevo andare da un'amica mia e dirgli scusami, ho saputo sta cosa, la mia amica se ne sarebbe scappata a gambe levate. Allora cosa ho fatto io? Avevo bisogno di uno sfogo. Io avevo dei diari. Ogni giorno scrivevo, ma non soltanto di morte ammazzata o di droga o di cose, scrivevo ogni giorno quello che mi succedeva. E avevo 10 diari di 10 anni. Quei diari, che conservavo gelosamente, perché se le avesse trovate Angelo, Nicola mi avrebbe massacrata e mi avrebbe dato le botte così come me le dava ogni volta che gli buttavo la droga o buttavo le armi che trovavo, perché sapete, ogni volta che trovavo armi e droga a casa mia io gli buttavo e lui mi massacrava. Pure incinta di 8 mesi ho avuto calci nella pancia perché gli avevo buttato un panetto di hashish, ma nonostante tutto sapevo a quello che andavo incontro, io continuavo a fare questo perché a casa mia non volevo nulla di illegale. E niente, quando poi uccidono mio marito, decido che tutto quello che stavo vivendo doveva finire. Il mio paese era il paese degli orfani e delle vedove, e la molla che mi ha fatto scattare nel dire basta, adesso denuncio tutti, è stato quando la mattina hanno fatto l'autopsia a mio marito, vedo arrivare mia suocera con un fazzoletto nero, sapete i classici fazzoletti neri che mettono le donne siciliane, ma non solo, anche calabresi. Mi dice di metterlo, io gli ho detto no, io quel fazzoletto nero in testa non lo metto perché io non sono come te, io non sono, rifiuto di essere come te, perché diversamente da te non sono omertosa. Guardate, per quello che mi aveva fatto mio marito, in tutta sincerità, meritavo che stavo zitta e me ne andavo via da quel paese e mi facevo la mia vita, perché ne aveva combinate veramente troppe. Però siccome io sono credente e dico che Dio ha dato la vita e Dio la deve togliere, non si può ammazzare una persona come mio suocero a 45 anni e come mio marito che ne aveva 27, molti sono morti giovanissimi. Io dico non ti va, denuncialo, non lo so, mandalo in carcere, fai quello che vuoi, ma la vita non si toglie a nessuno. Allora ho deciso di denunciare. Il problema era che in quel periodo dove andavo a denunciare? Perché molti, molti uomini dell'arma, ma anche magistrati, erano corrotti. E stavo rischiando di cadere dalla padella nella brace. Per fortuna, e dico per fortuna perché in tutto questo io sono una donna fortunata, e poi vi faccio capire perché. Mi sto dilungando troppo? No. E siccome sono una donna molto fortunata, e lo devo dire chiaramente, nel mio cammino incontro un maresciallo dei carabinieri. Pensate, le persone che mi scortano, anche attualmente, io li chiamo sempre i miei angeli custodi, e lui è stato il mio primo angelo custode. Infatti, fra l'altro lui si chiama Francesco Custode di cognome, pensate, l'ironia della sorte. E lui capisce che io ho bisogno di denunciare, ma anche lui è in difficoltà. E mi dice, dammi un po' di tempo perché devo capire dove andare a denunciare questa cosa. E dopo 3 giorni che avevo espresso questo mio desiderio, hanno passato qualche giorno dalla morte di mio marito, lui mi chiama e in gran segreto mi porta a Terrasini.
in una piccola caserma dei carabinieri, dove trovo un tavolo lungo. Pensate alla scena: sedute diverse persone, molte donne, e in mezzo un uomo con un baffetto brizzolato, capelli brizzolati e una sigaretta in mano che fumava. Io entro e mi impaurisco perché vedo tanta gente che non conoscevo. Chiamo Francesco Custodetto, senti, vieni un attimo. Lui mi dice, dimmi, ma dove mi hai portata? Io ho detto, qui mi ammazzano. Dice, guarda, questo è l'unico posto dove non ti ammazzano, stai tranquilla. Dice, ma tu non devi fare nulla, ascolta quello che hanno da dirti. E così ho fatto, mi sono seduta. Quell'uomo brizzolato capisce il mio imbarazzo, capisce la mia paura. E mi dice, guarda, prima di ogni altra cosa presentiamoci. Io mi chiamo Paolo Borsellino. Per me era una persona come un'altra, non sapevo neanche chi fosse quell'uomo. E lui, con quell'accento marcato, palermitano, molto pesante, siciliano, mi dice sta cosa e gli dico, veramente lei con questo accento mi sembra un mafioso. E lui scoppia a ridere. Dopodiché mi fa... Volevo dargli un appellativo importante perché capivo che era una persona importante, perché quelli che gli stavano vicino erano molto ossequiosi. E siccome nel mio paese tutte le persone importanti si facevano chiamare onorevole, a un certo punto faccio, senta, scusi, onorevole, fa alto, prima dici che sono un mafioso, adesso mi chiamo onorevole, con tutto il rispetto parlando per la categoria, me la stengo bene dall'essere un onorevole, sono un semplice procuratore della Repubblica, ma onde evitare che tu continui a sbagliare a chiamarmi in modo diverso, chiamami zio Paolo e non se ne parla più. Da quel giorno io e poi mia figlia, ma anche Rita, dopo di me, lo chiamavamo zio Paolo. Lui era un uomo speciale, era un padre di famiglia, una persona che ti dava sicurezza solo con lo sguardo, perché lui aveva uno sguardo molto dolce, era una persona dolcissima. Pensate, quando mia figlia arrivava in procura, lui chiamava, gli faceva la piccirida, arrivavo, la portavano su e la faceva stare nel suo ufficio. Mia figlia giocava con i post-it, sapete, quelli gialli là, gliela attaccava da tutte le parti, ma lui era felice con quella bambina in ufficio. Ed era un procuratore capo della procura di Marsala, non è che era una persona qualsiasi. Cosa che poi ho capito dopo aver parlato con lui, perché io non sapevo manco il significato di procuratore della Repubblica. Per me la persona più importante che poteva esserci come figura di riferimento era il maresciallo del mio paese. E da lì inizia il mio percorso. Lui mi spiega a quello che stavo andando incontro e mi dice, ti do 3 giorni di tempo per decidere se denunciare tutti o meno. Se tu decidi di non denunciare, io ti capisco. Io avevo 23 anni, ero una ragazzina. Insieme a me c'era una bambina di 3 anni pure. E gli ho detto, zio Paolo, io ho già deciso, ho bisogno di quei 3 giorni per sistemare armi e bagagli, le cose della bambina, per poi partire. E il 30 luglio 1991, voi non eravate manco spermatozoi allora, parto dalla Sicilia, divento una testimone di giustizia, anche se la legge ancora sui testimoni di giustizia non c'era. Prima erano tutti collaboratori, non so se sapete la differenza fra testimone e collaboratore. Testimone è una come me, un imprenditore che denuncia il racket o come me che denuncia la mafia, che non ha mai commesso il reato. Il collaboratore di giustizia invece è colui che è stato nella famiglia andranghetista, una famiglia mafiosa, una famiglia camorrista, che ha pure ucciso, che ha fatto tante cose illecite, ma che dopo un periodo della sua vita, per un motivo o per un altro, per convenienza o perché un rimorso di coscienza, decide di collaborare con la giustizia e cambiare vita.
E noi stavamo tutti in questo calderone insieme, perché la forma del collaboratore, la legge sui collaboratori l'aveva fatta Falcone, ma non aveva calcolato la figura pure del testimone. La legge che poi ci distingue fra collaboratori e testimoni arriva nel 2001, voluta anche da Libera, ci abbiamo lavorato su questa cosa, per dividere le due figure. Perché non è giusto che ci chiamavano tutti collaboratori. Io non ho mai ammazzato nessuno, io non ho mai rubato. Io sono la classica tipa che se guida la macchina, fa tanti di quei giri fino a quando non trovo un parcheggio giusto. Io neanche in doppia fila vado a parcheggiare. Ma non perché voglio fare io so tutto. Sono stata abituata così da mio padre. Perché sapete, nella vostra vita dovete avere una parola come punto di riferimento. Quella parola che per anni mi ha portato qua anche oggi. Quella parola si chiama rispetto. Il rispetto per le persone, per i ragazzi, per gli anziani, per l'ambiente. Il rispetto a 360 gradi. Perché non potete chiedere rispetto se non date rispetto. Se seguite questa parola, avete fatto metà dell'opera se seguite questa parola, perché è importante nella vostra vita il rispetto delle regole. Ci sono delle leggi. Scusate, allora in Parlamento cosa ci fanno i deputati, a parte quelli che non ci stanno, diciamo i deputati che ci stanno e fanno le leggi, perché cosa le fanno le leggi? Per essere rispettate. Allora noi dobbiamo essere un esempio. E un'altra cosa dovete tenere sempre sotto mano, e vi consiglio di leggerlo perché magari vi sembrerà superfluo, ma non lo è la Costituzione. Perché? Nella Costituzione, se l'andate a leggere, ci sono i precisi doveri di un cittadino, ma ci sono anche i diritti di un cittadino. Perché molto spesso l'andrangheta, la mafia, la camorra vi fanno passare un vostro diritto per un piacere. Invece voi dovete essere in grado di distinguere chi vi fa il piacere e se è un diritto, e non dovete neanche dire grazie. Leggendo la Costituzione, lì è il mantra, quello è la cosa più importante che dovete leggere, perché sarà la guida per la vostra vita. Grazie, grazie Piera. Allora, prima di proseguire nel tuo racconto, chiamiamo due studentesse che ci leggeranno due poesie composte da loro. Elisabeth e Maddalena. Soffocata speranza, circondata dalla paura, in un mondo di chiusura. Il terrore era una costanza, ed ora sei sola in una stanza. Morta vivente, i rimorsi ti trascinavano come tutta la gente. La disperazione ti ha resa, la disperazione ti ha avvolto senza attesa. Thank you.
Il coraggio di Rita. Vorrei avere il suo coraggio e la sua forza, che nella vita ti rafforza. Vorrei avere la sua angoscia e le sue paure, che nell'animo ti causano fratture. Vorrei avere la sua fiducia, che tutti i dubbi e sospetti brucia. Vorrei, come lei, trovare l'amore, che è in grado di scaldarti il cuore. Il cambiamento a lei spaventa, ma, nonostante ciò, niente la rallenta. Bianca come la purezza, nera come la sua vita, Rita, ragazza di soli 17 anni, della mafia ha svelato tutti gli inganni. Con la sorella di suo marito, Rita, eravate molto amiche e lei le svelò che stava andando a denunciare? Quando Rita manifesta la sua voglia di seguirla in questa scelta? Possiamo fare una cosa? Certo. Possiamo accendere le luci? Certo. Ok. Voi tre venite con me. Sediamoci qua un attimo. Venite qua. Allora. Ho voluto mettermi qua con i vostri compagni e un po' uscire fuori da queste cose. Perché? Perché io adesso vi voglio raccontare, voi siete ragazzi, la storia di una ragazza di 17 anni. Una ragazza cresciuta in una famiglia mafiosa, nata in una famiglia mafiosa. Quella famiglia si mangiava pane e mafia. Si dovevano seguire delle regole. Non si poteva uscire fuori dal seminato, quello che decideva Don Vito Adria doveva essere legge. Quella ragazza è cresciuta lì pensando che quello era l'ambiente normale di una famiglia normale. Quando inizia a frequentarmi e vede la mia famiglia, capisce che erano famiglie completamente diverse, che agivano in modo diverso. Noi litigavamo, perché in tutte le famiglie si litiga pure, eh? Non è che uno è nella famiglia del mulino bianco, decidevamo insieme, ma non eravamo sottoposte al volere di una singola persona, noi eravamo persone normali e lei aveva visto la diversità. Quando uccidono il fratello, Rita era molto legata a Nicola, e io decido di denunciare, la prima persona a cui lo dico è proprio Rita. Perché anche se Rita era più piccola di me, lei era cresciuta molto più in fretta di me, i suoi 17 anni in realtà erano come se ne avesse 40 per quello che aveva vissuto. Addirittura ero io a chiedere consiglio a Rita, non Rita a me, perché io ero vissuta in un ambiente ovattato. Mio padre aveva cercato in tutti i modi da tenerci fuori da determinati ambienti, ma lei c'era cresciuta. Quando io decido di denunciare, subito dopo, Rita decide anche lei di seguirmi.
Io inizio il 30 luglio 91, Rita arriva a novembre del 91. Incontra anche lei zio Paolo, incontra anche due sostitute procuratrici che erano pure le mie, una è la Morena Plazzi e un'altra è Alessandra Camassa, due donne eccezionali che facevano parte dello Stato, che aiutavano zio Paolo in questo percorso che ci stava facendo fare di testimonianza. Ma la cosa che vi voglio far notare è che Rita, la denuncia di Rita, era più importante della mia. Dice, ma perché ci sono denunce più importanti e meno importanti? Io ero cresciuta in una famiglia normale. Rita era cresciuta in una famiglia mafiosa, perciò lei ha dovuto denunciare i suoi familiari in primis e poi tutti gli altri. Perciò quello che ha fatto Rita aveva più valore. Quello che ha fatto Rita ha un significato. Mi sapete dire qual è il significato? Voi ve lo immaginate il significato che ha potuto avere la denuncia di Rita? Ve lo dico io. La denuncia di Rita significa che se si vuole il cambiamento, si può avere. Se uno vuole, può cambiare. Se uno vuole, la mafia si può sconfiggere. Ma la cosa ci deve interessare. Perché sapete, molto spesso si dice questa cosa non mi appartiene. Ma non è vero. Perché fare gli indifferenti, fare i disinteressati del problema, far finta che quel problema non ci appartiene veramente, ci rende complici di questo sistema mafioso. Questa era Rita. Per questo mi sono voluta sedere qui, per questo ho voluto le luci accese, perché Rita era una ragazza come voi. Quanti anni avete voi? 18. Rita ne aveva 17. Quanto doveva essere bella la vita se se ne fregava, se se ne andava per i fatti suoi, se non avesse denunciato quello che era il padre e la sua famiglia. Poteva pure fregarsene, sapete? Poteva anche girarsi dall'altra parte. Ma Rita Atria non l'ha fatto. E non lo dovete fare neanche voi. Perché il giorno in cui vedete qualcosa e vi girate dall'altra parte, sarete complici. Complici di qualcosa che non va. Perciò io vi auguro di avere sempre occhi e orecchie ben aperti, non solo per vedere, per ascoltare, per imparare. Poco fa ho detto ai vostri colleghi, ai vostri compagni, di leggere la Costituzione. Quella Costituzione c'è veramente i vostri diritti. Sapete, molti mafiosi accolgono le persone e cercano, dicono di aiutarli, di fargli piacere, di avere un posto di lavoro, una raccomandazione. Questo non si fa. Nella vita si deve meritare quello che si ha. Se tu studi, ti meriterai un posto X. Se non studi, metterai un altro posto X. Non è che dobbiamo studiare tutti e diventare tutti magistrati o archi di scienze. Si può anche fare lavori più umili. Ma anche se si fa un lavoro più umile, la cultura è importante, perché anche in quel lavoro più umile nessuno deve venire da te e dirti che ti sta facendo un piacere. Noi abbiamo dei diritti e nessuno ce li può far passare come piaceri. Per questo ho voluto sedermi insieme a loro qua, perché Rita era una di voi e vi chiedo di adottare il suo nome e di portare avanti la sua storia, perché è una storia importante, una storia di sofferenze, perché pensate cosa c'era nell'animo di questa ragazza che ha dovuto rinnegare la sua famiglia, che ha dovuto denunciare la sua famiglia. Pensate se questo vi succede pure a voi. Questa è una cosa bruttissima, perché uno è innamorato del padre, della madre, lei adorava il padre, il fratello. Ma prima di denunciare gli altri, lei lo scrive, prima di denunciare gli altri, lo scrive in quel diario, devi farti un autoesame di coscienza
e denunciare quello, la mafia che c'è dentro di te, per poi denunciare le altre cose. Lei lo scrive su quel diario. E poi scrive un'altra cosa che mi ha portato a questo pellegrinare e andare in mezzo ai ragazzi. Lei scrive: andate fra i ragazzi e dite che fuori c'è un mondo fatto di cose belle e di cose vere, perché lei pensava inizialmente che il mondo che lei stava vivendo, quello che stava vivendo, era il mondo reale, ma poi quando si è affacciata fuori, ha conosciuto Paolo Borsellino, ha capito che non era così, perché sapete, Rita Atria inizialmente decide di denunciare per vendicarsi, perché era una donna, perché non si poteva armare. Quando conosce Paolo Borsellino, Paolo Borsellino, sapete cosa gli dice? Rita, ma perché dovresti vendicarti? Tuo fratello si voleva vendicare, è stato ammazzato. Tuo padre è stato ammazzato, è tutta una catena. Tu non devi chiedere vendetta, devi chiedere giustizia, che è ben diverso. Lei, avendo incontrato questo grande uomo, di un grande carisma, lì ha capito che non doveva chiedere vendetta, ma bensì giustizia. Per chi le amava. Abbiamo. Oh, non ho più l'età. Mi scusa, questa... Ma perché loro devono. Cioè, i ragazzi devono partecipare, anche quelli che stanno in platea, perché è giusto che loro capiscano che. La vita di una persona vissuta come quella che ha vissuto Rita Atria, la denuncia che ha fatto Rita Atria, è una cosa importantissima, non è da tutti, perché sai, ormai noi corriamo a 1000 all'ora, i ragazzi corrono a 1000 all'ora, è il telefonino, è il tablet, è il calcetto, è l'amica, è l'amico. Fermiamoci un attimo, stiamo andando troppo veloci, e andando troppo veloci si va alla deriva. È bello assaporare un buon libro, quello che ho insegnato ai miei figli è questo, loro ce l'hanno pure tutte queste tablet, queste cose, per carità, però abbiamo deciso di fermarci un attimo, di assaporare un buon libro, non per forza un libro di mafia, anche un libro d'avventura, un libro giallo. Perché sapete, se prendete un libro, fate questo e lo sfogliate, sentite l'odore. L'odore di quelle pagine vi rimarrà per tutta la vita in mente. Il tablet, i telefonini non hanno odore. Spersonalizzano le persone. Perciò state insieme ai vostri amici, organizzate una corsa campestre, un picnic, una partita di calcio. Toglietevi davanti a questi maledetti aggeggi che sono importantissimi, però dovete riassaporare il contatto, l'amicizia, il piacere di un abbraccio, il piacere di un bacio. Forse questa cosa l'avete capito quando stavamo in pandemia. Questa cosa è stata capita forse in quel periodo, però guardate, per una come me, che per tanti anni, io per 28 anni sono vissuta in una località in diverse località protette e non avevo più il nome di Pieraiello, avevo un altro nome. Ho deciso dopo di riprendermi il mio nome perché non voglio morire con un nome che fra l'altro non mi piaceva neanche, perché io... Ho deciso di vivermi la mia vita, di prendermela a piene mani con tutti i rischi, perché la vita è sempre un rischio. Però quanto è piacevole accarezzare quel potere che ti dà la libertà di poter pensare, la libertà di poter fare tutto, anche se io sono scortata, per carità, però comunque riassapore la libertà di avere il mio nome. Di dire io sono, mio padre mi ha dato questo nome, io non ho nulla di cui vergognarmi perché mi hanno fatto nascondere, lo Stato mi ha fatto nascondere per 28 anni, non dovevo essere io a nascondermi, ma bensì chi ha commesso quegli omicidi nel mio paese. Questo è tutto il sunto della mia vita, giustizia e verità,
per tutti quelli che sono morti, ammazzati. La vita mi ha insegnato e mi ha dato l'onore di incontrare grandi uomini: Nino Caponnetto, Falcone, Borsellino, Rita Borsellino, Salvatore Borsellino, tutte persone che sono state ferite dalla mafia, ma che col sorriso sulle labbra hanno portato avanti la loro memoria, e io questo voglio fare fino alla fine dei miei giorni. Anche per Rita inizia una nuova vita, lontana dalla Sicilia. Viene trasferita a Roma a vivere con lei. Com'era la vita a Roma con Rita? Io la chiamo le nostre vacanze romane. Perché? Perché Rita, quando stava con la mamma gli proibiva quasi tutto. Figuratevi, gli proibiva pure di farsi più di una volta lo shampoo, quello che ora non succede più, che uno va, si fa pure due volte al giorno, si fa la doccia, shampoo, cose. Invece la madre, per punizione, per qualsiasi cosa, ma che erano inesistenti, cercava sempre di proibire tutto ai figli. E invece quando stava con me, la prima cosa che faceva ogni giorno, una nella vasca con i sali da bagno. E poi siamo andati in alcuni centri estetici, cosa che lei non aveva mai fatto. Ho cercato di farla vestire in modo diverso, perché Rita, prima di arrivare a Roma, vestiva con vestiti, non parlo di vestiti firmati, da vecchia, ecco, vestita da vecchia, invece lei era una 17enne. Allora lì ho iniziato a fargli, abbiamo comprato i jeans, il giubbotto di jeans, cosa che sembra normale a voi, ma lei non ce li aveva. A parte il fatto che Rita, quando è scappata dalla Sicilia, che la volevano ammazzare, è venuta con un zainetto con 4 libri dentro, non aveva niente, manco un paio di mutande. E allora lì abbiamo iniziato l'ho portata fuori a fare shopping, a comprare le cose da ragazza, cose da 17 anni, ma pure quelle da 15, perché lei non aveva mai avuto il piacere di avere 15 anni ed essere trattata da ragazza di 15 anni. Perciò io le chiamo le nostre vacanze romane, tutto un ridere. Stavamo sempre a Villa Panfili, nei prati con la bambina a giocare. Cercavamo nei momenti di spensieratezza che potevamo avere, perché capite, noi stavamo denunciando boss mafiosi, stavamo ore e ore dentro a dei tribunali a scrivere denunce, e quando riuscivamo a essere libere, quelle ore erano tutte per noi, e non si parlava di mafia, non si parlava di niente, avevamo deciso che non si doveva parlare di nulla. Poche settimane dopo la strage di Capaci, Rita si reca in Sicilia per sostenere l'esame di idoneità al terzo anno dell'Istituto Alberghiero. E tra le tracce dei temi, lei sceglie quello di attualità sull'attentato al giudice Falcone e scrive: «Scappi dalla mafia che ha tutto ciò che vuole, per rifugiarsi nella giustizia che non ha le armi per lottare». Anche lei sentiva questo limite dello Stato nei confronti della lotta alla mafia? Assolutamente sì, perché anche adesso succede. Allora addirittura non c'era manco la benzina per le macchine. E se voi andate sul sito del Senato, sono state pubblicate alcune cose di Borsellino e di Falcone. E una fra queste, dove Borsellino dice che lui, essendo una persona scortata inizialmente a Marsala, se usciva con la macchina la mattina non lo poteva fare la sera, perché non c'erano le macchine a disposizione, perché non c'era manco la benzina. Ma non solo questo, su tante altre cose, ma ancora adesso ci sono tante limitazioni. Adesso, quando siamo entrati noi in programma di protezione, c'era l'alto commissariato. Invece adesso c'è il Servizio Centrale di Protezione, che ahimè è un organo gestito malamente, è un organo che non riesce a proteggere veramente testimoni e collaboratori, perché comunque siamo tutti nello stesso regime di protezione,
È un organo molto spesso gestito da servi infedeli dello Stato, e questo lo devo dire, che si disinteressano di qualsiasi cosa. Voi pensate una cosa, immaginate questa scena. Allora, quando uno entra in programma di protezione, inizialmente, almeno io parlo quello che ho subito io, non avevo nessun documento. Io per 6 anni non ero nessuno, non avevo più il diritto al voto, non sono più andata a votare, perché era pericoloso, dicevano loro. Non potevo votare, non potevo avere un conto in banca, non potevo avere la patente, non potevo guidare, non potevo fare niente. Quello che per voi è normale oggi, io non avevo nulla. Se stavo male, dovevano aiutarmi e portarmi loro da un medico. Io sono stata ricoverata anni fa, che avevo una brutta febbre, influenza fortissima, mi hanno ricoverata col nome della moglie di uno dei carabinieri, perché ancora lo Stato non aveva un cambio di generalità. Quando poi ho avuto il cambio di generalità definitivo, per tanti anni ho dovuto stare nelle varie località, però comunque non mi sentivo me stessa, non avevo una casa, non avevo una cosa mia, volevo un lavoro mio. Infatti io sono stata pochissimo, circa 6 anni, in un programma di protezione nella forma economica, perché sono voluta andare subito a lavorare. Pensate, lì per lì, quando uscì dal programma, non sapevo ancora cosa fare. Non è che tu hai curriculum e ci scrivi sono stata 6 anni testimone di giustizia, o c'è chi ci sta 15 anni nel curriculum vitae e ci scrive c'ho 15 anni di buco, 10 anni di buco perché sono stata una testimone di giustizia. Non lo puoi fare. Allora lì ti devi inventare un lavoro. Io i primi 3 anni dopo che sono fuoriuscita dal programma sono andata a lavorare in campagna. Io ho 3 anni di contributi agricoli e io sono stata un bracciante agricolo, sono andata a raccogliere pomodori, le olive, le patate, tutto quello. Però vi dico, ho rinunciato a quel contributo mensile che mi dava lo Stato, perché mio padre mi diceva: nessuno ti regala niente, se qualcuno ti dà qualcosa, qualcosa dietro c'è. Io ho voluto intraprendere il mio percorso lavorativo, me ne sono andata a lavorare. Pensate, quando iniziai a lavorare mi davano 30.000 lire al giorno, però i contributi pagati, tutto in regola, tutto a posto, tant'è vero che risultano che io ho fatto questo tipo di lavoro. Ma quelle 30.000 lire sapete come erano dolci? Dolcissime, perché erano le mie. Lì c'era il mio sudore, la mia fatica, non dovevo dire grazie a nessuno. E da lì poi ho proseguito, sono diventata una piccola imprenditrice e poi ho avuto la sventura di fare 5 anni in Parlamento. Allora, diciamola tutta, per me è stato un piacere, perché ho imparato tante cose e dall'interno capisci come funziona il sistema, perché è un sistema, eh? Come funziona? È un sistema brutto, un sistema di potere. Fatemela passare. Lì ho visto le similitudini con la mafia. Perché lì tutti pensano che uno vuole diventare deputato perché c'è uno stipendio grosso mensile. Ma dovete sapere una cosa, tante ne pigli ogni mese, tante ne spendi, perché tu comunque devi andare vestita bene, devi viaggi spesso, incontri i colleghi, la cena, le cose che io poi non facevo neanche, perché io tutte queste cose non mi piacciono. Ma non è una questione di soldi, lì è una questione di potere. Il potere che hanno persone importanti, dove fanno accordi. Quando voi vedete in televisione che litigano, si tirano le cose appresso alla Camera dei Deputati, quando si spengono le telecamere se ne vanno tutte a prendersi il caffè, sono tutte sceneggiate, ci fanno finta di litigare, ma poi l'accordo lo trovano sempre, e lo trovano sempre a sfavore del popolo. Voi pensate una cosa, ora vi faccio un esempio. Io ho voluto vivermi tutti i tipi delle commissioni, o bene o male ero nella commissione giustizia e commissione parlamentare antimafia, però anche nelle altre commissioni ho fatto delle capatine.
e ho voluto assistere ad una legge di bilancio, perché tutti si ammazzavano per questa legge di bilancio e non capivo perché. Perché ci sono tanti milioni di euro. E vedevo che si spendevano soldi per cose futili, per farsi bello nel rione del suo paese. Ma non è così, perché se in un periodo di pandemia, che eravamo nel 2019, ci sono i commercianti che stanno chiudendo, giusto? Io preferivo che i soldi che hanno investito 1,5 milioni di euro per restaurare un presepe, per carità, siamo quasi vicini a Natale, il presepe si deve restaurare, ma un presepe di 500 anni, poteva stare 510 anni. Quei soldi li potevano dare al commerciante che stava chiudendo, al panettiere che stava fallendo. Ma come quei soldi per quel presepe, tanti altri soldi sono stati sprecati. Soltanto, pensate, in piena pandemia hanno aumentato lo stipendio ai prefetti. Soldi investiti, milioni di euro. Siccome, per carità, cioè io rispetto pure i prefetti, però non penso che siano proprio all'elemosina. Potevano aumentarglieli dopo 3 anni, dopo 4 anni. In quel momento di necessità c'era ben altro dove investire quei soldi. Io non ho più partecipato a una legge di bilancio, perché quella sera da lì sono andata via con l'ulcera. Stavo malissimo, mi sono messa a gridare, fra l'altro, perché fino alle 4 di notte siamo stati là, perché mi sembrava ingiusto quello che stava succedendo. Purtroppo queste cose nessuno le dice, la gente queste cose non le sa. E sono convinta che se qualcosa veramente non cambia là dentro, noi non ne vedremo mai la luce, ne avremo sempre più debiti. Io ne sono uscita 4 anni e mezzo di là devastata. Cioè io sono entrata che stavo benissimo, sono uscita là che stavo malissimo, sono andata a fine 2 volte in ospedale, cioè figuratevi. Perché io, come donna del popolo, sapendo cosa vuol dire andare a lavorare in campagna e faticarti quelle 30 euro, mi fa male vedere certe cose. Noi dobbiamo fare in modo di far innamorare i giovani alla politica, non al partito, alla politica. Loro devono capire quello che succede là dentro, devono metterci mani. Voi insegnanti, portateli dentro al Parlamento, glielo dovete far vedere, ci sono le visite guidate, li potete portare tranquillamente. Li dovete far innamorare della politica, non del partito, della politica. Come venisse a sapere lei e Rita dell'attentato a Paolo Borsellino? Come venisse a sapere lei e Rita dell'attentato a Paolo Borsellino? Una settimana dopo la morte del giudice Borsellino, Rita precipita dal 7° piano del suo appartamento romano. Qual è l'ultimo ricordo che lei ha di Rita? Allora, noi lo veniamo a sapere come tutti voi. No, come tutti voi, come tutti noi, perché voi non c'eravate. E stavo davanti alla televisione, come tanti altri, una domenica. Noi non uscivamo la domenica, abbiamo visto subito attentato e poi man mano proseguivano abbiamo fatto delle telefonate e ci hanno detto quello che era successo. Rita era molto legata a Paolo Borsellino come me, e lei, pensate, lei chiamava le sue stelle, comunque, suo padre, suo fratello e anche Paolo Borsellino, e mi diceva: ma io vorrei sapere una cosa, come mai tutte le persone che io amo prima o poi devono morire ammazzate, sia che stanno dalla parte del giusto che siano dalla parte del torto, della mafia? Perché lei diceva: mio padre era un mafioso, mio fratello un delinquente, Paolo Borsellino era un magistrato prestigioso, ora tutte e tre io li amo, erano le sue stelle. Morendo le sue stelle, lei decide di togliersi la vita, si butta dal 7° piano, ma prima che fa questo lascia un sacco di cose scritte su quel famoso diario,
E scrive quella frase dove dice: andate fra i ragazzi e dite che fuori c'è un mondo di cose belle e di cose vere. E io l'ho fatta mia quella frase. Scrive tante cose pure su Paolo Borsellino, dicendo quando siamo andati a vedere la stanza dove lei si è buttata all'indomani, a forma di arcobaleno c'era scritto sulla testata del suo letto: il mio cuore senza di te non vive. E quella frase la ritroviamo nel diario dove lei parla di Borsellino. Diciamo che non se la sentiva di andare avanti senza di lui, si sentiva persa, anche se c'ero io, però io non potevo mai sostituire la figura di una madre che l'aveva rinnegata, perché la madre l'aveva rinnegata, la sorella l'aveva rinnegata, lei non aveva nessuno, aveva me, ma per quel poco che poteva non ero come una mamma sua, e aveva trovato in Paolo Borsellino un padre importante che gli è stato tolto violentemente, così come gli era stato tolto suo papà. Il sottotitolo della Notte dei racconti è Con accenti di speranza. Quali accenti di speranza si sente di rivolgere a noi ragazzi? Allora, prima di tutti, io nutro la speranza vera, la nutro io, più che nutrirla voi, la nutro io, che voi siate la prosecuzione del nostro cammino, di iniziare mano nella mano, perché io non amo dire alle persone tu devi fare questo, tu devi fare questo, preferisco camminare mano nella mano con una persona e fare un percorso insieme, dove io, essendo più grande, o le vostre insegnanti, essendo più grandi, a un certo punto della vita vi lasciamo proseguire e voi darete la mano a un'altra persona più piccola di voi e continuerete a camminare nella vita e fare un percorso giusto. Non vi si chiede di essere Madre Teresa di Calcutta, per carità, però di essere cittadini modello, perché torniamo sempre lì, la parola è sempre quella: chiedete, per chiedere il rispetto si deve dare il rispetto. Allora, dovete fare un percorso importante nella vita, non giratevi mai dall'altra parte, perché non c'è bisogno. Il combattere la mafia non è soltanto andare a denunciare il boss mafioso, significa pure guardare nel proprio territorio, perché ormai anche qui, come al nord, come al sud, non siamo nessuno immuni. E gli 'ndranghetisti stanno da tutte le parti, i mafiosi stanno da tutte le parti. E noi dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo voler bene al nostro paese, dobbiamo voler bene alla nostra terra, ma non solo per noi, per gli altri, per i nostri figli, se un giorno ce li avremo, per i nostri fratelli. Cioè, noi dobbiamo in tutti i modi fare un percorso importante, dove ci dobbiamo mettere in gioco, dove dobbiamo cercare sempre di fare la nostra parte. Guardate, non si chiedono grandi sacrifici, si chiedono piccoli semini che potete piantare, ma quel semino un giorno può diventare una quercia. Thank you.
abbiamo chiesto all'inizio dell'incontro la cortesia di saperci comportare come si deve in questo luogo di bellezza, e non penso che i fischi siano dei segni di bellezza. Adesso la parola ai ragazzi che vogliono porre delle domande a Piera. So che i ragazzi delle scuole medie hanno preparato delle domande. Fatevi coraggio. Come mai ha scelto la frase, cioè sì, la frase la verità è vita nel, per mettere nella tomba della di Rita? Allora, guarda, alzati in piedi e rifai. Non ho sentito. Qui non è arrivata bene. Come mai ha scelto la frase la verità è vita, mi pare, nella tomba di Rita? La verità vive. La verità vive. E quella frase l'ho scelta io quando abbiamo fatto la prima lapide, perché sapete, la prima lapide la madre l'ha presa a martellate, e poi ne abbiamo rifatto un'altra che è quella che c'è attualmente. E perché subito dopo la morte di Rita hanno in carcere hanno brindato, hanno detto la prima puttana è morta, e quella frase mi è venuta dal cuore, perché anche se lei è morta, la verità vive. Tant'è vero che le sue denunce, quelle che lei aveva fatto, sono entrate tutte a pieno dentro i procedimenti penali e sono state condannate le persone. Perciò anche se lei è morta, in realtà la verità vive. È quello che mi sentivo di scrivere su quella lapide. Ma quando si era fidanzata con Nicola, i suoi genitori sapevano che proveniva, diciamo, da una famiglia un po', diciamo, mafiosa che il padre aveva? Inizialmente no, dopo l'hanno capito sicuramente, ma lì se tu... Allora, Partanna è un paese di 15.000 abitanti, piccolo, 15.000 sulla carta, perché poi se no saranno 10.000. E lì si conoscono tutti, sono tutti parenti. Cioè, lì non c'è una famiglia che non c'è un mafioso. Lì non c'è una famiglia che non c'è un morto ammazzato. Sono pochissime le famiglie che si salvano. Tipo la mia famiglia, sia da parte di mio padre che di mia madre, per fortuna non abbiamo avuto mai morti ammazzati, se non che poi è stato Nicola, diciamo, che non era proprio familiare nostro, ma acquisito. Ma lì era un paesino dove ci sono stati quasi 10 anni, la chiamavano gli anni della mattanza, dove non c'era una famiglia, dove non c'era un morto ammazzato, un mafioso. Perciò era quasi la normalità. Adesso si parla di mafia, ma calcoliamo che negli anni 90, parliamo di 35-40 anni fa pure, non si parlava di mafia, era normale quello che stavamo vivendo. Lei come ha potuto raccontare questa storia a sua figlia? Questa è la domanda finale, sempre che questa... non vorrei mai. Ti spiego. Allora, raccontare questa storia in pubblico, dove vi vedo ma non vi conosco,
è abbastanza facile, fra virgolette, perché comunque ricordi e ti crea sempre un po' di trambusto dentro. Ma raccontare certe cose a una persona che ami, specialmente a tua figlia, che per anni ha pensato che il padre era un carabiniere che faceva le scorte, che è stato ucciso, si era fatta lei questa idea. E io gliel'ho lasciato credere per anni perché era piccola, vuoi pure per vigliaccheria mia, lo ammetto, perché rapportarsi con la persona che ami non è semplice, non è facile. Però poi c'è stata un'occasione dove lei aveva quasi capito la situazione, io ho dovuto dirgli la verità e lì inizialmente ho avuto problemi perché sia io che lei siamo dovuti andare in psicanalisi, perché tu ti immagini se tua mamma ti dice un giorno tuo padre era un delinquente e tuo nonno era un mafioso e sono stati ammazzati. Non è che è come andare a fare una passeggiata, devi somatizzare tutto questo. Per fortuna ci sono voluti un po' di anni, adesso Vita non ha più 3 anni, Vita è una donna di 34 anni ed è mamma, perciò adesso i rapporti sono cambiati, lei adesso mi capisce, lei adesso capisce perché io ho fatto tutto questo e siamo vicine, perché adesso siamo 2 donne e molto spesso non abbiamo neanche bisogno di parlare, ci guardiamo negli occhi. E adesso capisce del passo che ho fatto tanti anni fa per lei. Io non avrei mai fatto crescere in quell'ambiente mia figlia. Sai perché? Perché mia figlia sarebbe stata sempre additata come la nipote di Don Vito Atria e la figlia di Nicolatria. Invece mia figlia adesso è una donna del mondo, dove lavora, dove si è rifatta una vita, e nessuno potrà mai dire che lei è la nipote di Don Vito Atria e la figlia di Nicolate, anche se lei dice sempre: io sono orgogliosa di essere un'Atria, ma io sono la nipote di Rita Atria, che è ben diversa. Prendo la parola agli studenti un attimo. Io mi collego all'ultima parola che ha detto, sono orgogliosa. Io sono orgogliosa di essere siciliana. Anch'io. Anche se non ho proprio l'accento siciliano, perché come tante famiglie siciliane la mia è emigrata nel nord negli anni 60. E sono orgogliosa di essere siciliana perché spesso poi la rappresentazione che abbiamo della Sicilia è sbagliata, no? Ma la Sicilia è anche il fotografo che abbiamo incontrato l'altro giorno qui in questo teatro, ed è lei e Rita Atria. La mia riflessione andava su questo: sia l'altro giorno l'incontro che oggi sono stati toccati dei temi importanti. Io ringrazio tantissimo le colleghe per questa opportunità che hanno dato ai ragazzi, perché la narrazione della lotta alla mafia è stata arricchita, no? Anche di particolari difficili ma che dobbiamo sempre mettere al centro, che sono quelle delle implicazioni anche dello Stato, no? Di una parte dello Stato che dovrebbe garantirci e che invece non ci garantisce. Quindi è su questo che invito ancora di più a mettere l'accento, no? L'accento di speranza è che anche da parte dello Stato questa parte oscura, questo lato oscuro venga disvelato e venga fatta luce su queste parti che ancora appunto sia nell'uccisione di Falcone che nell'uccisione di Borsellino ancora non sono così chiare. Assolutamente no. Purtroppo siamo nella
non so quante quater, quinter del processo Borsellino. Questi sono i famosi muri di gomma che noi abbiamo avuto, ci sono tantissimi. Io la cosa che toglierei subito sarebbe il segreto di Stato. Non capisco perché ci deve essere il segreto di Stato, cose che dobbiamo nascondere ai cittadini. Perché? Perché questo segreto di Stato? Perché hanno commesso degli illeciti? Perché sono conniventi con cose che non dovrebbero essere conniventi? Questo è. I suoi genitori erano d'accordo che lei si sposasse con Nicola? Non ho capito. I suoi genitori erano d'accordo che lei si sposasse con Nicola? Allora, i miei genitori non mi hanno mai detto di no su qualcosa che io volevo, a parte il fatto che ero fidanzata già da 4 anni, in Sicilia si usava che appena ti fidanzavi già stabilivi il giorno che dovevi sposarti, non è che potevi stare 30 anni fidanzata o convivente come si fa adesso, non... Ma loro, mio padre non voleva che io mi sposassi, ma addirittura manco che mi fidanzassi, perché lui diceva io figli da fidanzare, da sposare non ne ho, perché era molto geloso, però giustamente poi mi ha assecondata, io non gli ho mai raccontato tutto quello che avevo vissuto con Don Vito Atria, perciò lui pensava che io mi stavo sposando felicemente. Non avrebbe mai pensato, l'hanno saputo dopo, infatti si è molto arrabbiato dicendomi tu me lo dovevi dire. Io ho detto guarda, sinceramente sono felice, lo rifarei questa scelta. Perché? Perché mio suocero che mi ha ricattata, che mi ha messo sotto scopa, mio marito che mi ha dato tante di quelle botte senza motivo, sono sottoterra da tanti anni. Invece mio padre, anche che io ho tenuto all'oscuro di tutto questo, adesso anche se anziano e anche l'Alzheimer, io quando vado me lo abbraccio e me lo bacio. Allora, se non ci sono altre domande, Piera, ti volevo chiedere, ma ci racconti quell'episodio dell'abito da sposa, del cappello, il giorno in cui tu dovevi sceglierlo, questo abito? Sai perché te lo chiedo? Perché questo episodio è indicativo della tua voglia di libertà. Adesso poi capiremo perché. Allora, in Sicilia allora c'era un'usanza, non penso che adesso ci sia più, si usava che quando una ragazza si sposava, il suocero gli comprava un vestito nuovo e si chiamava un vestito degli 8 giorni, cioè il vestito che dovevi indossare 8 giorni dopo sposata, perché presumibilmente tu facevi 8 giorni di viaggio di nozze, quando ritornavi alla prima occasione di pranzo, cena che si faceva, la sposa novella doveva indossare questo vestito. Un giorno, mi viene da ridere solo a pensarci, un giorno mia socia e amici dobbiamo andare a vedere il vestito e andammo in una boutique di Castelvetrano, paesino vicino a Partanna, ed era una boutique delle più prestigiose e rinomate che c'erano. Pensate, la proprietaria era sempre piena di ori, cose, c'erano tappeti persiani ovunque in questo negozio particolare. Pensate, sinceramente a me questa donna sembrava una matress, una di quelle donne che fa prostituire le donne, insomma, mi sembrava questo, l'atteggiamento era questo. Allora, quando mi porta lì, questa usava che tu non potevi provare il vestito. C'erano le fotomodelle, le modelle, si mettevano questi vestiti, tu dicevi questo voglio, se poi ti piaceva qualcosa, magari dopo te lo faceva provare, ma non ti faceva provare tutto, c'era questa cosa, queste fesserie. Nel frattempo arriva mio suocero,
perché prima siamo arrivati io, mia suocera e mia cognata, se non ricordo male. E poi arriva mio suocero tutto vestito di campagna, tutto sporco. E mia suocera tutta rossa in viso, ma come, non sei andato a cambiarti? Si gira la matress, perché lo chiamo così. Fa, sia tranquilla signora Atria, Don Vito può venire come vuole vestito, che sotto queste scarpe infangate, su tappeto persiano, che ti veniva da piangere solo a guardarli. Io vi sto descrivendo per immaginarvi la scena. Dice avanti, dice facciamo venire le ragazze per fargli provare. Si gira mio socio, no, i vestiti li voglio vedere addosso a mia nuora. Mi fa provare il primo, il secondo, al terzo dice questo. Ed era un vestito blu elettrico, non me lo dimentico più, con delle cose che scendevano qua, tutte strane. Pensate, uno abituato a portare solo jeans e pantaloni e scarpe da ginnastica, un cinturone, cioè era bello il vestito, però non sicuramente adatto a me, ma era quello che gli piaceva. E questa signora aveva l'abitudine di abbinare le scarpe, la borsa, la collana e il cappello. Al momento che questa mi stava mettendo il cappello in testa, si alza mia suocera come una pazza. No, il cappello no! Che io così faccio, ma che sei uscita pazza questa? No, non si è mai detto che una donna degli Atria porta il cappello. E per lì dice, ma questa è impazzita. Poi mi spiegano che sto cappello era come una forma di, che lo portavano i don più sofisticati o le donne più, e lei non aveva mai indossato il cappello e perciò non doveva usare il cappello. Bene, insomma, loro mi comprarono tutto, la scarpa, borsa, tutte cose, meno il cappello. E siamo andati via. Dopo un'ora io ritorno e mi compro il cappello. Ma il bello di questo è che l'ho messo la sera che sono partita in viaggio di nozze. Ho messo il cappello e mia suocera così, io. Per dire la ribellione. Ci avviamo alla conclusione dell'incontro. Invito il dirigente scolastico. Allora, ecco, adesso abbiamo un piccolo dono per la nostra ospite, che ringraziamo ancora per averci raccontato, come dicevo, questa storia da film, però è realtà, quindi è realtà e bisogna conoscere queste storie per cercare, insomma, di ognuno di noi fare un piccolo, mettere un piccolo granello di sabbia nel calderone per cercare, insomma, di risolvere tutti insieme questo problema che ancora abbiamo in Italia. Quindi c'era da donare un libro che non vedo, ecco qua. Quindi come ci ha detto ieri il fotografo Antonio Vassallo, dice che la mafia si combatte con la bellezza, anche lui ha detto, no? Quindi noi come istituto le doniamo questa raccolta delle bellezze architettoniche di Osimo, che è veramente un paese bellissimo da questo punto di vista, e quindi quando vorrà, insomma, rinfrancarsi, rincuorarsi e riposarsi un po', potrà vedere queste immagini fantastiche. Grazie. Poi invito, ne approfitto di invitare i due rappresentanti, il sindaco del comune di Osimo, Simone Pugnaloni, e il presidente del consiglio regionale, l'avvocato Dino Latini, per farle un saluto e dire qualcosa. Quindi iniziamo con il sindaco. Ma intanto grazie ancora all'Istituto Maria Leng Meucci per aver organizzato questa iniziativa, che ormai è alla quarta edizione, ma soprattutto per la scelta dei relatori. Parto proprio dal titolo, La notte dei racconti. L'altro giorno ho detto, non è solo un racconto ma è anche una testimonianza. Veder sorridere Pierre adesso e raccontare quello che gli è successo tanti anni fa deve essere questa la vera testimonianza che deve inorgoglire i ragazzi
della parola legalità e di portare la legalità là dove loro vivono la loro quotidianità. È così che potremmo sconfiggere davvero quella che è stata la storia della mafia. Perché oggi la mafia, come dicevo i giorni scorsi, ci diceva Nicola Gratteri quando è venuto ad Osimo, non uccide più perché è entrata nelle istituzioni. Tu prima dicevi di innamorarsi alla politica. Io dico ai ragazzi di innamorarsi delle istituzioni, la prima è quella del Comune, poi saluto il Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche di Nulatini, la Regione Marche e poi lo Stato. Innamorarsi della politica, studiare le istituzioni e entrare nelle istituzioni per fare della legalità il faro della vostra vita. Grazie di cuore di essere qua. Grazie, grazie signor Dirigente, grazie onorevole, signor Sindaco. Io sono molto onorato di portare il saluto dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche, cui è stata fatta la proposta di patrocinare l'iniziativa dell'Istituto e di appunto essere presente con grande conforto e grande attestazione di una partecipazione a quello che deve essere un indirizzo preciso in ordine all'aspetto civico. La legalità vuol dire, come diceva prima Piera Aiello, vuol dire rispetto e vuol dire giustizia. E in questo senso la sua testimonianza è ben affatto a distinguere non solo dal punto di vista giuridico, ma proprio dal punto di vista sociale, quello che è la cosa davvero enormemente diverse, enormemente il cammino della vita diverso delle due figure. Significa anche continuare a doverci ricordare che il nostro paese, la nostra nazione, ha all'interno questo gravissimo male, che è quello non soltanto della delinquenza in senso generale, ma proprio di alcune cosche criminose che sono ben radicate nella parte del territorio e non solo, in quel territorio che noi conosciamo essere il sud dell'Italia. Quindi continuare a portare avanti nel rispetto della Costituzione, come diceva Piera Aiello, la fondamentale distinzione fra legalità, rispetto e giustizia con coloro che invece la contrastano, affermando un esempio di vita completamente diverso, credo che sia importante. Aggiungo e completo, lo faccio davvero con grande deferenza, questa testimonianza mi ricollega a quella che ho vissuto personalmente con Antonino Caponnetto, un'altra parte della stessa situazione, cioè il combattere la mafia, come raccontava il procuratore capo qui a Osimo tanti anni fa, proprio pochi mesi dopo la morte di Paolo Borsellino e di Falcone. Significa in qualche modo continuare significare che le testimonianze di coloro che hanno vissuto e vivono queste tragedie devono essere non soltanto d'esempio, ma portate nel nostro cuore, nel nostro animo, perché costituisca quel grande bagaglio di cultura che dobbiamo avere per vivere ogni giorno e viverlo nel rispetto e nella legalità. Grazie. Allora, non so adesso cosa prevede il programma, cedo la parola alla professoressa Nasuti. Grazie. E come diceva giustamente la collega, siamo alle conclusioni. Ringraziamo ovviamente tutti per aver reso possibile questa mattinata. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 17:30 Piera Aiello incontrerà non solo studenti e genitori aggiuntivi che volessero raggiungerci, ma la cittadinanza tutta. Quindi è un momento aperto alla comunità. E tutti i ringraziamenti possibili alle figure istituzionali, bene ha detto il sindaco, innamorarsi delle istituzioni a partire dalla scuola, perché i ragazzi quotidianamente stanno a scuola. E tutti gli insegnanti, e i dirigenti scolastici, e i tecnici che ci hanno aiutato e quindi vi ringrazio ancora e arrivederci alla prossima edizione della Notte dei Racconti. Ovviamente Pina Zanna, Ursula Signorino, le colonne di questo evento, il maestro Federico Paolinelli, Francesco Molinaro, la nostra tecnica Silvia Severini, che l'altro giorno ho dimenticato di ringraziare, il nostro dirigente scolastico Angelo Frisoli. Chiedo alle scolaresche di uscire in modo ordinato, cioè prima i ragazzi della scuola media, io ancora chiamo scuola media, sono all'antica, e poi i ragazzi della scuola superiore per non creare degli ingorghi. Grazie ancora a tutti.